giornata da Luigi Tornare. Ancora sconosciute le cause della strage avvenuta nelle terme della città di Montecatini. Il bilancio delle vittime aumenta di minuto in minuto. Una giovane donna, Chiara Vinci, è giunta all'ospedale di Pescia ed è stata subito sottoposta ad un primo intervento. Le sue condizioni sono disperate. Il dottor Sferduni, a capo dello staff medico, ha dichiarato per la sua paziente una prognosi infausta e uno stato di coma per ora solo a livello farmacologico. Tra le vittime della spaventosa strage ci sono 5 agenti di polizia, ecco i loro nomi: agente scelto Nicola Aquilani, agente scelto Giulio Contarello, agente Vito Marchiomma, agente Giulio Maestrangeli e l'agente Luca Petrazzi. Numerose sono state le reazioni da parte delle rappresentanze politiche, delle forze dell'ordine e della magistratura per questa, che verrà ricordata come una delle pagine più nere della storia del nostro paese. Il viaggio lo finisce qui. No, dai, non me lo va. Finisce qui! È tutta colpa mia. Ma che stai a te? È colpa mia. Se dovevo dare l'allarme non l'ho fatto, perché... Ehi. Hey.